quali non si può non concordare, è grave perché il governo non ha mai risposto, non ha mai risposto in commissione a domande minime del tipo come mai si taglia la cultura così tanto e improvvisamente c'è una nuova voce di spesa che è quella per il gabinetto del ministro, cioè per la clientela personale del ministro. Come mai non si dice niente sui tagli alla cultura e in compenso non si risponde sul perché vengono affidati progetti e lavori all'Aquila Pompei, alla moglie del capo di gabinetto, siamo del ministro? E perché ancora? Come sia possibile? Come possa essere passato per la mente che il figlio di un deputato lavori nel ministero di Bondi? Guardate, siamo ai limiti della moralità, siamo ai limiti della moralità. Ma voglio aggiungere ancora altro. Il ministro Bondi ha dichiarato che bisogna liberare l'intervento, la cultura dall'abbraccio soffocante dello Stato. A parte che questo abbraccio così soffocante non è che l'abbiamo messo molto, ma insomma. Comunque bisogna liberare la cultura dall'abbraccio soffocante dello Stato. Benissimo, andiamo a vedere. Lo Stato taglia. Uno dice, ma magari facciamo finanziare dal resto della Repubblica, cioè dai comuni, dalle province, dalle regioni. Sono tagliati i finanziamenti, il patto di stabilità saranno dai comuni, le regioni hanno un taglio del 50%. Forse vorranno privatizzare. No, perché non fanno neanche le defiscalizzazioni, come avete visto per il cinema, come vi ha spiegato Conti per il cinema, sarebbe così, insomma, vagamente conveniente per un privato investire se può defiscalizzare. Quindi non vogliono neanche privatizzare. Allora, niente intervento dello Stato, niente intervento degli enti locali, niente intervento dei privati. Cosa resta? Resta solo chiudere. E io penso che sia esattamente questo l'obiettivo. Chiudere una parte rilevante del mondo della cultura, cioè chi può andare avanti, ce la farà chi non può, pazienza. Secondo un'idea per cui la cultura è residuale in un paese che da solo possiede il 52% del patrimonio artistico mondiale. Mondiale. E qui si chiude. E qui si chiude. Io non so se cosa possono pensare gli altri paesi, certo è che il problema molto serio che c'è d'ora in avanti è come sopravviverà il mondo della cultura, come sopravviverà il mondo dello spettacolo. Ed ecco la bugia. Noi abbiamo passato 15 giorni a guardare questa finanziaria, non trovavamo i finanziamenti per la cultura. Riceviamo telefonate che dicono no, ci sono dentro il punto 47 gli 800 milioni del fondo Letta. Bene, chiediamo come è fatto questo fondo Letta. Non c'è un euro per la cultura, ma hanno raccontato in giro che c'erano 200 milioni. Tanto per dirvi come funziona. Dopodiché, adesso saranno forse dati 200 milioni, 120 per lo spettacolo e 80 per le defiscalizzazioni, ma si deve sapere che il provvedimento in cui saranno messi, se saranno messi, si chiama mille proroghe, il che significa che proroga un provvedimento dell'anno precedente e che quindi i finanziamenti alla cultura non hanno più alcuno status strutturale. Oggi quest'anno è così, l'anno prossimo può essere diversamente, perché appunto se sarete prorogati, sarete prorogati. Ora, altrimenti no. Ora, c'è un punto di fondo, lo diceva Conti, noi abbiamo una legge sullo spettacolo dal vivo. Io sono correlatrice di questa legge bipartisan. Ci sono tante cose che non vanno bene, possiamo rivederle, mettiamoci attorno a un tavolo. L'unica cosa che non si può fare
scusate se io sono stata molto settoriale, ma mi sembrava giusto rendere conto a una platea qualificata come la vostra del lavoro che stiamo facendo. L'unico emendamento sul FUS, permettetemi di dirlo, non lo faccio mai, l'ho presentato io, l'unico. Piccolo piano.